Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, facciamo l'appello. Buonasera a tutti, e allora abbiamo, allora Simone Moretti, presente. Maria Rita Livio, Rolando Moschioni, Luca Cerchiari, presente. Mariella Bernasconi, Stefania Mancuso, Paola Vercellini, Flavio Buoninsegna, Riccardo Mascetti, Patrizia Bianchi, Davide Palermo, Giacomo Roncoroni e c'è Roberto Briccola, camerata Daniela. Povero. Ma no. Ma l'influenza gira però, Molteni, Santina Molteni, Igor Castelli e Marco Bernasconi. Buonasera. Allora, prima di iniziare il Consiglio Comunale ci sono un paio di comunicazioni, una lascio la parola alla segretaria relativa al DUP. D'intesa con il consigliere delegato e con l'ufficio di ragioneria volevamo comunicare al Consiglio che domani tutti i consiglieri riceveranno una mail con la documentazione di presentazione del DUP 2019-2021. Come voi sapete, il documento unico di programmazione è un percorso di redazione, di esame e di approvazione abbastanza complesso, abbastanza complicato, e quindi le tappe sono fondamentalmente queste, ma poi tutto verrà esplicitato nella nota di trasmissione. La Giunta ha approvato il DUP nella seduta della settimana scorsa, il DUP viene quindi depositato presso l'ufficio di ragioneria, verrà inviato all'organo di revisione per l'espressione del parere e arriverà in consiglio per l'approvazione entro il 30 di settembre. Il DUP sarà poi sottoposto a nota di aggiornamento unitamente al bilancio entro il 15 novembre, bilancio 2019-2021, entro il 15 novembre del 2018, e quindi tutti gli aggiornamenti che peraltro saranno necessari al documento di programmazione come derivanti dall'approvazione degli atti propedeutici piuttosto che dalla redazione del bilancio di previsione troveranno poi nuovamente composizione alla nota di aggiornamento, per cui il Consiglio sostanzialmente, per essere molto sintetici, si occuperà del DUP 19-21 entro settembre in termini di approvazione e poi unitamente all'approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell'anno. Domani quindi riceverete la comunicazione di presentazione. Assessore? No, una precisazione. Siccome si tratta soltanto di una presentazione di un documento e quindi non c'era nessun tipo di discussione, io non ho ritenuto opportuno, diciamo, confrontarmi informalmente con il Presidente della Commissione, anche perché sicuramente prima di arrivare in Consiglio Comunale per l'approvazione, quindi entro il 30 settembre, avremo modo in Commissione di vedere, diciamo, come è stato redatto questo DUP e di apportare eventuali modifiche se del caso. Si tratta semplicemente questa volta di un documento che viene presentato, che sarà comunque oggetto di discussione sia in commissione prima del Consiglio del 30 settembre, per cui direi ho ritenuto, anche visto il periodo estivo, di non disturbare il Presidente della Commissione Bilancio, anche perché obiettivamente in questa fase non c'erano elementi di discussione tali per cui non era necessario sottoporre a discussione adesso il DUP, è necessario sottoporlo sicuramente prima dell'approvazione del Consiglio Comunale, questo sì, e questo sarà oggetto di commissione nella quale ci confronteremo. Una seconda comunicazione è la nomina di Presidente Onorario della Fondazione della Casa di Riposo per il Dottor Bianchi. Abbiamo conferita nell'Assemblea, nel Consiglio di lunedì. La richiesta arriva da questa amministrazione, avevamo già anticipato in Consiglio Comunale, quindi ai gentili componenti del Consiglio, questa amministrazione comunale ha ritenuto di avanzare la proposta di nominare Presidente Onorario della Fondazione il Dottor Lanfranco Bianchi. Tale proposta, comunicata a suo tempo anche in Consiglio, vuole essere segno di riconoscimento per l'attenzione costante e l'impegno personale per il che il Dottor Bianchi ha sempre profuso per la casa di riposo. Quindi questa è la motivazione, anche perché di fatto il Dottor Bianchi, quando è stato sindaco, si è sempre speso moltissimo per la casa di riposo, quindi ci sembra un giusto riconoscimento per lui e per tutti quanti. Ci sarà poi la formale presentazione del Consiglio del CDA della Fondazione con il Presidente Onorario nel mese di settembre, quindi è una cosa tranquilla.
Poi sono arrivate due interrogazioni. Allora, un'interrogazione del consigliere Marco Bernasconi è arrivata nei tempi, quindi si discute. L'altra interrogazione è arrivata lunedì. Quindi, sapendo benissimo che ci sono i tre giorni, non sarebbe da discutere. Per stavolta, visto che comunque l'argomento è in linea con l'argomento trattato, la mettiamo in coda all'altro, poi l'assessore risponderà sia a una che all'altra. Okay. Adesso iniziamo il Consiglio Comunale. Esame e approvazione del verbale della precedente seduta del 28 di aprile. Se ci sono delle osservazioni, nessuno? Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Ecco, chi non c'era? Mariella? Quindi 15 favorevoli. Aspetta Marco, che te lo devo controllare. Dai, sto fuori. C'è. Ok, quindi 15 favorevoli e un astenuto, giusto? Secondo punto dell'ordine del giorno, verifica degli equilibri generali di bilancio, passa la parola al consigliere con delega Rolando Moschioni. Allora, come tutti gli anni, entro il 31 luglio bisogna affrontare questo argomento. L'ufficio ragioneria ha effettuato le proiezioni a fine anno, al 31-12-2018, sulla scorta delle relazioni dei responsabili dei vari servizi. I responsabili dei vari servizi, la documentazione la potete trovare, hanno tutti evidenziato il perfetto equilibrio tra entrate ed uscite. Segnalo solo una piccola criticità che però tale non dovrebbe essere, per cui non è necessario fare nessun tipo di assestamento. Voi sapete che abbiamo un contratto con una società che ci ritira la carta da macero e ci vengono riconosciuti 60 euro a tonnellata. Ora, questa carta pare che venisse poi dopo conferita o trasferita o acquistata dal mercato cinese, che è assolutamente crollato e che non ritira più questi quantitativi. Ora, avendo noi con il consorzio che è il Conieco, un contratto indicizzato, abbiamo avuto anche noi il crollo delle entrate, per cui invece dei 60 euro a tonnellata quest'anno percepiremo, alla luce del fatto che mancano questi flussi finanziari, incasseremo soltanto 10 euro a tonnellata. Questo porta a fine anno ad una proiezione di un mancato introito di 35.000 euro. Peraltro l'ufficio fa presente che non è necessario assolutamente andare ad una variazione di bilancio in questa fase, in quanto i proventi dei fitti dei fabbricati stanno generando un introito ben superiore. In ogni caso questa situazione sarà monitorata. Per cui alla fine nell'approvazione questi equilibri di bilancio non dobbiamo assolutamente fare assestamenti tali o variazioni di bilancio. Potete trovare comunque la relazione di tutti i capi servizi e con il loro giudizio relativo all'equilibrio presso gli uffici. Grazie Rolando. Ci sono delle osservazioni? Diamo i voti. Chi è favorevole? Contro o astenuto? Ok. Mi fai vedere lo schema di denuncia. Non era immediatamente seguibile questo, no? Sì, penso di no. Non c'è necessità, secondo me. No, fine qua. Quindi 15 è uno astenuto. Sì. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, approvazione del conto consuntivo 2017 dell'azienda speciale consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese. Passo la parola all'assessore Stefania Mancuso.
Buonasera Mancuso, allora come anticipava il sindaco questa sera andiamo a vedere il conto consuntivo del Consorzio dei Servizi Sociali relativo al 2017, ho preparato una breve presentazione di riepilogo dei costi, le prime voci non cambiano che sono appunto il contributo di 1 euro per abitante, leggi di settore che sono pari a 11.477 euro, lo sportello lavoro, anche questa è una voce che rimane invariata, 5.242,40, il contributo di solidarietà 51.647, tutela minori 101.567,34 e disabilità residenzialità psichiatrica 77.400. Semplicemente nella slide successiva abbiamo riepilogato il totale che è pari a 258.810,24, quindi in aumento rispetto all'anno precedente, e come già vi avevo accennato nel corso del precedente Consiglio Comunale, dove abbiamo visto già alcuni dati relativi al 2018, stimiamo, quindi lo fa il Consorzio per noi, degli aumenti soprattutto per quanto riguarda la tutela minori, perché abbiamo dei nuovi inserimenti in comunità. Abbiamo meno di 10 casi, però comunque il costo relativo alle comunità e agli operatori è un costo importante. Ci sono degli interventi? Niente, ok. Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Unanimità? Ok, anche qua a posto. Quarto punto dell'ordine del giorno è una comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva. Parola consigliere Orlando Moschioni. Sì, semplice comunicazione. La Giunta ha approvato l'utilizzo del fondo di riserva per l'importo di 1.000 euro, dovuto, necessario, per far fronte al pagamento del canone regionale per l'utenza dell'acqua pubblica e del canone demaniale per l'uso delle acque delle aree del demanio idrico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ci fossero, ci sono, come ci sono per esempio ruscelletti o quant'altro, se esistono su questi corsi d'acqua, per esempio qualche struttura, se esiste questa struttura, noi dobbiamo assolutamente far fronte a questa imposta, che è un canone demaniale. L'importo di 1.000 euro con utilizzo del fondo di riserva, quindi il rimpinguare questo particolare capitolo di bilancio, è necessario in quanto il capitolo stesso potrebbe risultare non sufficiente a fronte di imposte che abbiamo dovuto pagare per imposte, non so neanche se si possono chiamare imposte, diciamo commissioni, chiamiamole così, tributi eccetera, nei confronti dell'ANAC, per cui voi sapete che per ogni bando eccetera bisogna pagare una piccola cifra. Quest'anno questa cifra evidentemente è aumentata in maniera tale per cui questo capitolo potrebbe risultare incapiente al 31/12/2018, per cui si ritiene necessario di rimpinguarlo con quest'altra piccola cifra di 1.000 euro a fronte di questa imposta relativa al canone demaniale per l'uso delle acque del demanio idrico. È comunque una semplice comunicazione questa e non richiede votazione. Grazie Rolando. Passiamo di fatto all'ultimo punto, che sono le due interrogazioni. Le possiamo trattare in maniera congiunta? Sì. Le leggiamo tutte, possiamo trattarle in maniera congiunta. L'assessore comunque ha già preparato le due risposte, le diverse, quindi allora, non so. Innanzitutto... Sì, sì. Prego. Allora, Marco, scusa, interrogazione, leggi, risponde l'assessore e poi... Un po' di tempo. Innanzitutto prima di partire, chiedo che la risposta sia scritta. Con questo, no, sapendo la situazione degli uffici per non intasare gli uffici e sapendo che sicuramente l'assessore avrà preparato una risposta, attendo non quello che è di regolamento i 5 giorni da inviare i capigruppi, attenderò né più né meno la sbobinatura del verbale di questo consiglio da cui estrapolerò la mia risposta scritta. Tutto questo per evitare lavori di corsa e intasare gli uffici che
in cui non siamo certo in periodi di abbondanza. Ok? Siamo d'accordo? Allora, visto che comunque l'assessore ha preparato comunque le risposte, poi va bene anche senso, questo la scritta, ad integrazione che tanto il verbale di interrogazione quelle se me le vuole dare in maniera perfetto. Ok, perfetta. Per quanto invece riguarda quello verbale da cui può essere differente nella fase discorsiva, può essere differente da quanto impostato dall'assessore, impostato anche da me stesso, dico ad integrazione, così li abbiamo tutti e due, non voglio creare assolutamente ogni tipo di problema, mancherebbe anche altro, per cui anche 5 giorni da regolamento, qui lo dico e non lo nego, che non me ne frega assolutamente niente. Molto okay? Bene. Consigliere, un chiarimento, l'articolo, il comma 5 dell'articolo 23 dice che la risposta all'interrogazione sarà normalmente verbale, salvo, perché c'è tutto il procedimento prima, salvo richiesta specifica dell'interrogante, poiché risposta scritta non è stata chiesta a questa interrogazione, ad onor del vero dovrebbe essere sufficiente, voglio dire, quello che viene detto in consiglio. Lei sta formulando adesso oralmente la richiesta di avere, come dire, l'interrogazione scritta, non credo che ci siano problemi, però questo semplicemente per dire che quando, questo lo dico a beneficio di noi tutti per il lavoro, come dire, più agevole, quando l'interrogante ritiene, oltre alla trattazione in consiglio secondo l'articolo, di ottenere anche risposta scritta, a questo punto forse è meglio formularlo in sede di presentazione, così va bene, che allora, ci si organizza. Quando, volevo solo chiarire questo passaggio. Allora, come riporta passaggio. L'articolo 24, magari nel momento in cui ci saranno interpellanze o interrogazioni che riguardano lo stesso, magari aspetteremo una vostra proposta di unirle insieme, come recita l'articolo 24 sul regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale. Consigliere. Allora, controlliamo. Premesso che a me tocca fare l'arbitro, io non sono né voi né noi né loro. Detto questo, il sindaco ha appunto chiarito che c'è l'interrogazione presentata al consigliere Bernasconi, che è arrivata nei tempi per essere iscritta all'ordine del giorno, e l'interrogazione presentata al consigliere Castelli, che è arrivata ieri mattina. Tuttavia, in considerazione della omogeneità del tema trattato, sia pure sotto diversi aspetti, l'amministrazione ha deciso, ai sensi dell'articolo 24, come dire, di portarle nella stessa seduta e quindi, come dire, di dare risposta all'un consigliere e all'altro consigliere, quindi per trattare l'argomento posto, sia pure sotto diversi aspetti, dagli interroganti in modo diverso. Però era solo una precisazione in ordine. Anche dopodiché... la mia era la precisazione, ma non per questo caso, dove è già stato esplicitato il tutto. Si può verificare tranquillamente, magari per il prossimo Consiglio Comunale, che il consigliere Castelli ripresenti una interpellanza, un'interrogazione, e Marco Bernasconi ne presenti un'altra, che magari sono inerenti lo stesso soggetto. Certo. E allora dico... questo è in funzione che il sindaco ha deciso di proseguire, e sta alla volontà del sindaco. Su questo sono i regolamenti che ormai più o meno, non dico memoria, conosco. Magari in un caso successivo, che potrà sicuramente a mio avviso verificarsi, andiamo con l'articolo 24, magari metteremo insieme quello che è, anche se sono due cose ben distinte, il discorso di interrogazione. Va bene, e con... Ok. Ok. Io ero intervenuta semplicemente per dire che veniva trattata oralmente perché non c'era questa richiesta nell'interrogazione. Poi non ciò non toglie che lei lo chiede e l'assessore, infatti, si ritiene, infatti, le risponde. Infatti, segretaria, sono partito verbalmente anticipando grazie, questo. Grazie, e non l'ho detto alla fine perché era chiaro che... Allora, parto. Interrogazione centro sportivo denominato Pineta, cortese attenzione, assessore Luca Cerchiari, Consiglio Comunale del 17 luglio 2018. Premesso che codesta aspettabile maggioranza ha affermato sin dal proprio insediamento di voler coinvolgere nelle proprie scelte anche i gruppi di minoranza, considerando comunque che risulto ben a conoscenza dei distinti ruoli che caratterizzano da sempre il naturale antagonismo politico-amministrativo, mi sono trovato all'oscuro della scelta
poste in essere del totale cambiamento di rotta nella conduzione del centro sportivo in oggetto, di cui me ne rammarico. Proseguo ora con la mia interrogazione all'assessore Luca Cerchiari, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, così come segue. Corrisponde al vero che, come letto sulla stampa locale, la dirigenza del gruppo del GSD, gruppo sportivo dilettantistico Astro, a convenzione non ancora scaduta, aveva presentato un progetto di riqualificazione relativo all'impiantistica del centro sportivo comunale Pineta e assumendosi quali oneri? Adesso qui non so come preferibile segretaria, anche per una maggior trasparenza, partecipa al consiglio comunale, sentiamo tutti quanti per evitare di sovrapporsi fra domande e risposte. Ne facciamo domanda e risposta una, perché sono 10 prima di mi impasticcio magari pure io, sì, e va anche per l'assessore Cerchiari. Chiedo, le leggo tutte e 10, poi vai, ecco, quello che preferite, per me è indifferente. Questa era la prima. Secondo, se così è stato, perché appunto a convenzione non ancora scaduta tale volontà di intervenire da parte dell'associazione non è stata tenuta in considerazione? Terzo, prima di decidere di procedere con la pubblicazione di un bando per assegnare la gestione del centro sportivo comunale Pineta, ben sapendo che avrebbe potuto parteciparvi anche una società esterna, sono arrivate attentamente vagliate altre modalità di intervento per salvaguardare la storia dell'associazione sportiva GSI di Astro e i suoi atleti e i suoi allenatori? Al momento di decidere per la pubblicazione del bando, sussisteva tale obbligo per il Comune di procedere in tal modo, oppure si è trattato di scelta politica? Quinto, al momento di definire i contenuti del bando, il problema dei disagi che sarebbero potuti intercorrere per gli atleti e gli allenatori del gruppo sportivo dilettantistico Astro, in caso di mancato rinnovo della convenzione per la gestione del centro sportivo comunale Pineta, è stato tenuto in dovuta considerazione? Sesto, politicamente, come avete valutato sostenibile l'eventualità che la gestione del centro sportivo comunale Pineta potesse essere affidata a un nuovo soggetto sportivo che non presentava tesserati o, nella migliore delle ipotesi, in numero non quantificabile, residenti a Olgiate Comasco? Settimo, perché la maggioranza riporta un po' la parte superiore? Perché la maggioranza di Svolta Civica non si è confrontata con i gruppi delle minoranze in relazione alle problematiche della gestione del centro sportivo comunale Pineta? Ottavo, dei contributi comunali erogati, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere, oggi scaduta, con gruppo sportivo dilettantistico Astro, quanto è stato speso e per quali interventi? In concomitanza con la festa delle associazioni sportive olgiatesi, in data 23 giugno, è stata pubblicizzata, da parte del soggetto interessato, l'iniziativa di un Open Day programmato per la pubblicizzazione di tale iniziativa. Era già stata fatta preventiva richiesta agli uffici comunali per regolare l'utilizzo del centro sportivo comunale Pineta? Decimo e ultimo, quali opere realizzerà il nuovo soggetto gestore del centro sportivo comunale Pineta, con quale tempistica e assumendosi quali oneri? Consegno questo. Grazie consigliere, parola all'assessore Luca Cerchiari. Grazie. Sì, buonasera. Allora,
La vicenda dell'affidamento del centro sportivo Pineta, come sapete, da settimane ormai è al centro della cronaca locale. Viene purtroppo dipinta, raccontata, colorita con tante sfaccettature che non restituiscono spesso ciò che è davvero accaduto. Non forniscono purtroppo tutti gli elementi utili per poter giudicare con equilibrio e trasparenza la vicenda, ma soprattutto non vengono in alcun modo messe in evidenza le ragioni che questa amministrazione ha posto a fondamento delle proprie decisioni, che ricordo devono essere sempre ispirate alla realizzazione dell'interesse pubblico della collettività e al rispetto delle norme di legge che disciplinano le decisioni da essa intraprese. L'interrogazione del consigliere Bernasconi offre la possibilità di un ulteriore chiarimento pubblico e quindi non ci sottraiamo. Una premessa: il tema sollevato dal consigliere va ovviamente inquadrato nel contesto normativo vigente. La legge regionale 27 del 2006 prevede che gli enti pubblici territoriali possano affidare in via preferenziale e nel caso non operino direttamente la gestione dei propri centri sportivi a società e associazioni sportive dilettantistiche. Tale normativa regionale lascerebbe intendere quindi di poter procedere ad un affidamento diretto senza preventiva consultazione tra le ASD. Tuttavia, tale dato normativo va interpretato in senso evolutivo, perché le rilevanti modifiche intervenute in questi anni, da ultimo il codice dei contratti del 2016, non sono neutre nei confronti di normative di settore, che in passato conferivano a determinati soggetti una sorta di preferenza negli affidamenti compiuti dalla pubblica amministrazione, come appunto nel settore sportivo non imprenditoriale o nei confronti delle cooperative che occupano soggetti disabili. Anche l'ANAC è intervenuta sulla materia, affermando il principio in base al quale, pur con riferimento a particolari fattispecie di affidamento, il principio della concorrenza e della ricerca del miglior contraente possibile per la pubblica amministrazione prevale su singole normative di settore, imponendo quindi alle amministrazioni di esperire procedure di consultazione del mercato tra i soggetti che operano in un dato settore, nel nostro caso società sportive e ASD. Sul punto qui rilevato si deve far riferimento alla delibera 1300 del dicembre 2016, sempre dell'ANAC, che in sintesi dice: gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, sono destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive. La gestione può essere effettuata dall'amministrazione in forma diretta oppure indiretta mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva. In ordine alle modalità di affidamento della gestione, sempre rispettando le disposizioni del decreto del 2016, ANAC distingue tra impianti con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, nei quali ricade il nostro centro, sottostanno alla disciplina degli appalti di servizi. Si applicano quindi gli articoli del codice per gli appalti di servizi, per gli affidamenti sotto soglia. In prima battuta, quindi, è stato calcolato il valore complessivo del servizio, che è pari alla somma limite prevista dal Comune. Nel corso della convenzione si potranno erogare al massimo 120.000 euro, perché sono 12.000 euro l'anno per 10 anni. È un importo quindi che genera l'obbligo di attivare una procedura concorsuale, in quanto superiore ai 40.000 euro che è la soglia per gli affidamenti diretti. Di conseguenza, quindi, con un importo compreso tra i 40 e i 221.000 euro, vige l'obbligo di una procedura concorsuale e si è optato per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 36 del Codice dei Contratti, che prevede una prima manifestazione di interesse e la successiva lettera di invito a quanti si sono presentati alla stessa manifestazione di interesse. L'associazione Astro ha dichiarato, sia verbalmente che in sede di manifestazione di interesse, sia in sede di offerta, di ritenere il contributo massimo di 12.000 euro insufficiente alla propria organizzazione, virgolettato, non sostenibile da parte dell'associazione, come si può rilevare dall'offerta economica al bando di gestione. È quindi esplicito che non avrebbe accettato contributi minori in caso di un eventuale affidamento diretto di natura decennale. Ogni considerazione aggiuntiva non può quindi prescindere da questi presupposti normativi.
a meno di ipotizzare qualche illegittimità di procedura eccepibile da eventuali controinteressati ingiustamente esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura. Fatte queste doverose precisazioni, passerei una risposta sui punti. Primo punto, tanto per mantenere un ordine si può seguire dalla proiezione, Astro aveva ipotizzato in maniera informale di svolgere interventi sull'impianto elettrico per un valore di circa 18.000 euro. Su questo però non è stato depositato alcun progetto e queste opere non sono state poi formalizzate in sede di offerta. Al punto 2 si è già data ampia risposta in premessa. Il Comune è tenuto ad una procedura pubblica. Astro non ha confermato la propria volontà sulle proposte citate sopra in quella sede. Punto 3. È un dato di fatto che prima di considerare altre forme di assegnazione, e pur essendo obbligata a pubblicare una manifestazione di interesse, l'amministrazione comunale abbia provato ad aprire un confronto con l'associazione per informarla sul percorso che si sarebbe dovuto poi intraprendere. Con rammarico bisogna ammettere che tale confronto si è rivelato però infruttuoso, non registrando in capo all'associazione un interesse a proseguire con formule diverse, con un contributo annuo previsto non superiore ai 12.000 euro, inferiore al contributo erogato fino al 2018. Aggiungo anche che l'amministrazione, di fronte all'obbligo normativo esplicitato nella premessa, non può farsi carico di salvaguardare la storia di un'associazione. La procedura indicata ed esperita dal Comune è diretta correttamente ad acquisire la migliore offerta per la migliore gestione del centro sportivo. Non è compito dell'amministrazione tutelare e salvaguardare interessi dei singoli operatori. In altri termini, se l'amministrazione avesse seguito quanto indicato nel punto dell'interrogazione, si sarebbe potuto verificare uno sviamento del potere pubblico a vantaggio di un operatore e non dell'interesse pubblico sotteso alle normative in materia di affidamento. Punto 4. Si è già risposto ampiamente nella premessa, sì, c'era obbligo. Punto 5. In sede di redazione del bando per la manifestazione di interesse, l'elemento posto dall'interrogante, quindi il rispetto dell'atleti, allenatori del gruppo sportivo Astro, è stato declinato prevedendo un punteggio per gli operatori aventi sede dal Giatecomasco, unitamente ai requisiti di esperienza. Erano previsti 10 punti garantiti alle associazioni con sede del Giatecomasco, massimo 10 punti sull'esperienza di presidente, vicepresidente e direttore tecnico in funzione degli anni di svolgimento dell'attività in uno di questi ruoli. Astro ha dichiarato nella sua offerta l'esperienza del presidente, garantendosi 2 punti su 10. Punto 6. Questa circostanza non ha rilievo politico, nel senso che il compito dell'amministrazione in questo caso è stato quello di dotare il centro sportivo della miglior gestione possibile. La scelta dei tesserati appartiene alle scelte individuali dei singoli, che possono liberamente scegliere di aderire a qualsiasi proposta sportiva e verosimilmente diversi bambini e ragazzi olgiatesi potranno aderire alla proposta sportiva che ci sarà in futuro, nonostante il cambio di gestione. Compito dell'amministrazione è quello di fornire un servizio alle migliori condizioni possibili per l'utenza. Sul punto 7 rispondo che la scadenza della convenzione in essere credo che fosse ampiamente a conoscenza di tutti i gruppi facenti parte di questo Consiglio Comunale. Nelle settimane precedenti la pubblicazione della manifestazione di interesse non c'erano state problematiche tali da far presumere che Astro avrebbe risposto al bando con la sottovalutazione con cui ha partecipato, quasi disprezzando il bando stesso. Come già detto in precedenza, i dirigenti erano anche stati chiamati a colloquio, proprio perché di norma alla scadenza di una concessione si parla con l'associazione che l'aveva in precedenza. Credo che l'amministrazione abbia dimostrato anche attenzione alle esigenze dell'associazione, tanto che avevamo da subito
concesso una proroga alla scadenza che era fissata inizialmente, credo, nel mese di aprile ed è stata prorogata fino al termine della stagione sportiva, consentendo di portare a termine con tranquillità i vari campionati, ma anche dando loro la piena consapevolezza del percorso da intraprendere per farsi trovare poi preparati. La non partecipazione, diciamo, alla procedura per l'affidamento ci ha stupiti, non è stata da noi capita, a meno che sia stato inteso in modo del tutto arbitrario che la concessione precedente equivaleva ad un uso capione di una proprietà o una proprietà di fatto della struttura. Noi siamo stati i primi ad essere sorpresi da questo atteggiamento, che comunque si è manifestato soltanto al momento dell'apertura delle buste da parte della Commissione. Da quel momento in poi i consiglieri di minoranza sono stati, direi opportunamente, informati in diverse sedi ufficiali e non, conferenza di capigruppo, colloqui informali che possono essere intervenuti con il sindaco, richieste di accessi agli atti a cui l'amministrazione ha ovviamente risposto. Punto 8, ricordo che i contributi previsti nella convenzione precedente erano destinati al pagamento delle utenze e di altre spese vive. Non c'erano contributi legati ad opere che sono state svolte, sempre secondo convenzione, direttamente dalla società, secondo la propria responsabilità. Non poteva essere diversamente, in quanto il Comune non può pagare delle opere pubbliche fuori dalle previsioni della normativa di settore. La nuova convenzione non prevede invece il pagamento delle utenze, ma un contributo per ogni iscritto under 21. Questo può generare un triplice effetto. Il primo, la ricerca di tesserati del Giatico Masco, per i quali è garantito un contributo maggiore per singolo iscritto. Può generare una maggiore attenzione da parte dell'operatore verso il contenimento dei consumi energetici. Terzo, una riduzione della spesa pubblica che passerà da 33.000 euro l'anno della precedente convenzione a 12.000 euro massimi dell'attuale, con dei risparmi destinabili ad altre attività o sostegni sportivi. Ricordo che, diciamo, negli anni passati la convenzione in essere è stata spesso criticata da parte delle altre società sportive e da parte di diversi cittadini che criticavano uno sbilanciamento delle risorse a favore di un unico sport. Questo risparmio che avremo nei prossimi anni consentirà di poter valutare interventi a favore anche di altri sport cosiddetti minori, tenendo presente che l'amministrazione comunale comunque investirà ingenti somme sul centro sportivo stesso, quindi le risorse sul settore calcio restano e come, nonostante questa riduzione. 9. Il regolamento comunale per l'uso del centro sportivo non obbliga a far richiesta prima della pubblicizzazione dell'evento. L'associazione Pro Olgiate ha verificato verbalmente la disponibilità del centro prima del 23 giugno, ha poi formalizzato successivamente la richiesta, come da normativa in data 4 luglio, il centro risultava disponibile in quella data ed è stato quindi concesso secondo la tariffa vigente. Sul punto 10 è descritto nell'offerta tecnica presentata dalla società Tricolore Nord, che è pubblica, comunque ricordando i principali interventi. La SD Tricolore Nord si è impegnata a rispettare questo programma. Nei primi 9-12 mesi realizzerà a sue spese degli interventi di efficientamento energetico necessari per migliorare la performance energetica dell'impianto, quindi farà degli studi, un audit energetico per valutare il grado di efficienza energetico e poi degli interventi e delle opere di riqualificazione che qui vengono elencate. Entro l'estate del 2019 procederà alla riqualificazione strutturale degli ambienti adibiti a spogliatoio e successivamente alla loro razionalizzazione anche attraverso interventi di rinnovo del mobilio. Entro i primi 12 mesi procederà anche alla riorganizzazione funzionale del centro sportivo con inserimento di nuove attività e nuove funzioni che trasformino il centro in uno spazio polifunzionale adatto alle diverse fasce di utenza.
oltre un incremento della dotazione di strutture e o attrezzature sportive mobili e fissi per migliorare la funzionalità dell'impianto. Credo di aver risposto ampiamente a tutti i punti. Grazie. Grazie Assessore, grazie anche agli uffici che hanno lavorato con te. Consigliere, soddisfatto? No, non sono soddisfatto e preavviso già sin d'ora, visto che non possiamo andare avanti perché il regolamento lo dice bene chiaramente, ci vedremo e ci sentiremo per la seconda puntata. Va bene, ok. Consigliere, prego. Volevo chiedere Castelli, buonasera a tutti. Posso legarmi 30 secondi a un'affermazione all'interrogazione del consigliere Marco su un'affermazione dell'assessore? Allora, tu hai fatto i due punti, giusto? Stiamo sui due punti e poi vediamo. No, perché siccome ha chiamato in causa i consiglieri. Quando prima spiegava i conferenza dei capigruppo, ha detto. No, ha parlato dei consiglieri e della conferenza dei capigruppo. Se mi ha concesso 30 secondi... Igor, direi di stare sulla... Stiamo sull'interrogazione. Va bene, censuriamo. Allora. In relazione alla recente assegnazione del centro sportivo Pineta, la presente interrogazione per chiedere come sia stato possibile assegnare una struttura priva di CPE e di agibilità e di conseguenza di consentirne l'utilizzo nonostante non rispetti la normativa vigente. Parola all'assessore Luca Cerchiari. Sì, grazie Sindaco. Buonasera di nuovo. Allora, da quanto mi è stato comunicato dagli uffici, risulta che il consigliere Castelli su questo tema abbia già presentato delle richieste d'accesso agli atti e i relativi uffici comunali abbiano già fornito le opportune risposte inviandogli la documentazione. In ogni caso provvedo anche a rispondere pubblicamente. Sul punto riguardante l'agibilità dell'impianto, esiste, è stata inviata al consigliere in data 2 luglio 2018. Per quanto riguarda invece il certificato prevenzione incendi o CPI, anche su questo punto è già stata fornita opportuna risposta dall'ufficio tecnico, sempre in data 2 luglio, e qui la riporto. Il centro sportivo Pineta, per la parte destinata alla pratica dello sport, è composto da due attività soggette alla disciplina antincendio. La prima è la centrale termica, per la quale è stata presentata la conformità antincendio da parte del Comune in data 21 maggio 2003 e questa è stata altresì inviata al consigliere. La seconda attività è relativa agli spogliatoi. Anche in questo caso i lavori si sono completati nell'anno 2003, gli ultimi lavori effettuati, prima quindi dell'emanazione della normativa vigente che è del 2011 e sono quindi state redatte le dichiarazioni di conformità impiantistiche. Per come è stata inquadrata la pratica a suo tempo, il centro rientra nei complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori. Da allora il centro è stato regolarmente utilizzato per la pratica sportiva. Per entrambe le attività elencate sopra sono stati sempre svolti i controlli periodici previsti per legge. A titolo di informazione si comunica che il nuovo gestore del centro sportivo si è impegnato a realizzare direttamente delle opere di efficientamento energetico. Queste dovranno essere ovviamente autorizzate dal Comune e dal Comando dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza a seguito di presentazione di uno specifico progetto. Ulteriori lavori che coinvolgeranno la razionalizzazione degli spogliatoi, come previsto in convenzione, dovranno essere sì inquadrati dalla normativa di riferimento e rientreranno nelle disposizioni di cui all'attività di prevenzione incendi numero 65 del DPR 151 del 2011. Solo nel caso in cui si incrementasse la capienza a oltre 200 persone si rientrerà nella categoria per la quale è previsto il rilascio del certificato di prevenzione incendi che quindi verrà a quel punto richiesto. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, soddisfatto? Assolutamente no, anche perché certamente il consigliere ha già ricevuto
la risposta dell'ufficio dei tecnici comunali, ma la risposta che gli uffici hanno data non è conforme a quanto la legge prescrive. Per cui assolutamente ho sentito una serie di inesattezze da paura, e non lo dice Igor Castelli, ma lo dice un tecnico al quale mi sono appoggiato e mi ha redatto una relazione di 60 pagine che, se volete, ve la posso anche copiare e mandarvela, dove assolutamente quello che voi dite non sta in piedi. Per cui non sono soddisfatto. Va bene, prendo atto. Consiglio è finito. Buonasera a tutti e buona estate. Oh, qui va, ecco, bene, perfetto. Marco Bernasconi, scusa, Igor, la tua era un'interpellanza o un'interrogazione? Interrogazione? Ok, basta.